qui a Montelibretti, in provincia di Roma, nel centro federale del Pentathlon moderno, per scoprire i segreti di questo sport. Wow! Il pentathlon come disciplina è già presente alle Olimpiadi dell'antica Grecia. Entra a far parte delle Olimpiadi moderne nel 1912 per volere di Pierre de Coubertin. Il nome pentathlon deriva dal greco penta, che significa 5, e athlon, che significa competizione. Il pentathlon moderno fece il suo debutto ai giochi del 1912 a Stoccolma, in Svezia. La competizione consisteva in eventi separati svolti in due giorni. Nel 1948 l'Unione Internazionale di Pentathlon Moderno fu fondata per governare questo sport. La UIPM stabilisce quindi le regole e l'organizzazione principale di questi giochi. Nel corso degli anni il formato della competizione di Pentathlon Moderno è cambiato ed è evoluto. Nel 1952 l'ordine degli eventi fu modificato in tiro, scherma, nuoto, corsa ed equitazione. Oggi il pentathlon è uno sport altamente competitivo che richiede grandi capacità mentali e fisiche da parte degli atleti. Gli atleti gareggiano in 5 diverse discipline che mettono a dura prova la loro capacità di precisione, forza, resistenza e abilità tecnica. È del 2021 una piccola rivoluzione con la sostituzione della gara di equitazione con la gara ad ostacoli. Questa rivoluzione è stata approvata nel 2022. È entrata a far parte del CIO nel 2023 e diventerà disciplina olimpica nel 2028 con le Olimpiadi di Los Angeles. È campione italiano Under 17 nel 2021, Under 19 nel 2022 e nel 2023. È salito più volte sul podio internazionale dal 2021. Lui è Matteo Povenzi. Prima abbiamo registrato la parte, diciamo, di tua presentazione. E in realtà mi tocca aggiornare il curriculum, perché oggi che cos'è che hai fatto? Ho fatto il record del mondo assoluto con 1.49.52, mi sembra, e quello precedente 1.59.56. La nuova disciplina, tu come ti trovi? Allora, onestamente all'inizio non ero troppo sicuro, però comunque poi una volta che uno ci si è cominciato ad allenare, a praticare bene, mi riesce abbastanza bene. E qual è la componente che secondo te è più importante in questo sport? Cioè la prestanza fisica, la concentrazione, la calma, l'agilità? Allora, diciamo che domina. E secondo me, essendo abbastanza variata, è un po' di tutto, dipendendo dalla disciplina che pratichi in quel momento. Sicuramente la scherma è concentrazione, anche nel tiro, con la calma nel tiro, soprattutto arrivando affaticato dalla corsa. Corsa e nuoto è sicuramente molto più forza, l'OCR è più esplosivo, perciò è variato. Sicuramente per cambiare il ritmo da un ritmo veloce della corsa a un ritmo molto più rallentato del tiro, una respirazione più rallentata per controllare le pulsazioni. Tu saresti in grado di aiutarmi a superare almeno qualche prova? Sì, sì, sì. Vogliamo provare? Va bene. Andiamo? Andiamo. Io questa la salto, magari la facciamo la prossima volta. Campionessa europea juniores nel 2016. Vince il campionato italiano nel 2017. Lei è Francesca Tognini. La prima domanda di Lito è: perché hai scelto il pentathlon moderno? Io ho iniziato all'età di 5-6 anni, proprio qui in questo centro, con il nuoto. Noi sappiamo che nel pentathlon moderno c'è stata una grande rivoluzione ultimamente, cioè la sostituzione dell'equitazione con un'altra disciplina. Tu che appartieni alla vecchia scuola, come ti sei trovata con questo nuovo cambio, con questa nuova disciplina? Quando ho saputo di questa nuova disciplina, la prima cosa che ho pensato, perché poi il mio secondo sport preferito
è l'equitazione, quindi io subito ho messo muro, cioè ho detto no, ok, io finirò dopo Parigi, smetterò di fare pentathlon perché per me il pentathlon è quest'altro. Piano piano, quando gli atleti più giovani comunque hanno cominciato ad avvicinarsi a questo sport, ho visto anche mia sorella che comunque ha cominciato a introdurre questa nuova disciplina che è l'OCR, mi sono incuriosita parecchio fino a provare un ostacolo o due e devo dirti la verità, sinceramente mi piace, mi affascina e si è riacceso un po' quello spirito competitivo. E quindi sono molto curiosa di provarlo. Non l'ho ancora provato seriamente, però sono molto curiosa di provarlo. Quanto la tecnologia ha influito nel vostro sport e quanto vi ha aiutato a cambiarlo? Okay. Allora, la tecnologia, diciamo che nella singola disciplina, per esempio nella scherma, possiamo parlare di match analysis, nel senso una registrazione video del match, della stoccata, dove noi possiamo studiare magari i movimenti dell'avversario e trovare una contromossa, una soluzione. Mentre nel nuoto possiamo parlare sempre di analisi video, delle virate per esempio con telecamere subacquee o anche del tuffo, comunque dei dettagli della prestazione. Per la corsa invece abbiamo dei test, che può essere il test del lattato, che ci aiuta comunque a gestire il carico interno ed esterno nella completezza dello sport, non solo della singola disciplina. Adesso io sono proprio a zero, quindi mi devi insegnare i fondamentali della scherma. Ok, andiamo. La caratteristica della spada qual è? Possiamo toccare qualsiasi parte del corpo dell'avversario, maschera, mano, piede. Ricordati sempre, sono un padre io. Okay. Ok. Allora, quindi io adesso ti faccio un attacco in affondo e tu vai a pararmi quarta. Ok. In questo caso io posso mettere la stoccata facendo appunto una rimessa, se la tua parata è una parata scarsa. Quindi questo. E questa è una rimessa e la stoccata è valida. Stessa identica cosa se io lo faccio dall'altra parte. Certo. Allora, quindi. Esatto. Io faccio uno a fondo, tu mi pari terza in questo caso, e io posso o rimettere così, oppure se l'attacco è un po' più profondo, quindi io siamo un po' più vicini, io posso fare questa cosa qui e rimetterti la stoccata qui. E un altro colpo al bersaglio avanzato può essere quello alla gamba. Adesso quando divento grande mi date la spada anche quella seria? Ci vediamo la prossima volta. Va bene. Siamo nelle fasi finali del campionato italiano junior. Ho visto la partenza sfalsata, cioè nel senso che delle ragazze sono partite prima rispetto al gruppo. Questo perché? Allora, perché durante la giornata noi accumuliamo, a seconda delle varie discipline, dei punti. E la differenza di questi punti nell'ultima prova, che è il laser run appunto, si trasformano in secondi e quindi la differenza dei punti diventa secondi. Quindi la prima partirà a zero, quindi al via. La seconda, se c'è una differenza di 7 o 8 punti, si trasformano in 7 o 8 secondi. Ok, siamo al laser run, quindi è la parte di pistola. Sì. Ce la vuoi raccontare? Prima mi hai insegnato le basi della scherma, ora mi insegni le basi del laser run. Allora, il laser run è uno sport molto difficile, nel senso che bisogna combinare la precisione del tiro, la precisione e la calma del tiro alla corsa. Quindi noi partiamo per 5 da 600, quindi il primo giro partiamo dal via, 600 metri di corsa. Dopo 600 metri abbiamo una serie di tiro, nel senso abbiamo 50 secondi di massimo di tempo per buttare giù, tra virgolette, questi 5 bersagli, quindi 5 verdi. E il verde si accende una volta aver preso con la pistola il 7.3. Ok, che sarebbe in pratica il punto nero che esatto. Vediamo laggiù. Perfetto. Mi fai vedere la pistola e me la spieghi un po'? Sì, allora, questa è la pistola. Te la tengo io? Sì, okay. Allora, innanzitutto è un giocattolo elettrica. Ok. Io carico la batteria con il caricabatterie, quindi... Più sicura di questa dici non c'è? Quindi, questo è il caricamento. Una volta caricato, la luce parte.
questo modo qua, con il grilletto. Ah, ok. Per far sì che l'alzata sia valida, l'atleta deve toccare il bancone ogni volta. Ok. Se non avviene questo, ci sono 10 punti di penalità che poi sconterai durante il percorso di corsa. C'è una zona, si chiama zona di penalità. Questa pistola, ad esempio, ha avuto delle evoluzioni particolari che tu sappia? Cioè sì. Nel corso degli anni che... Sì, fino all'inizio il laser run aveva... la pistola era aria compressa. Ok, quindi sparava i pallini. Venivano messi dei pallini dentro, aria compressa con una K2. Poi dopo è stata cambiata con questo laser, appunto, per fare sì che sia molto più veloce, molto più dinamico. Su questo sport qual è la cosa che è più importante? La calma, la precisione? Sì, è un... la parola principale del nostro sport è la differenza. Ok, quindi... sono due sport completamente differenti, quindi sì, ti dico che secondo me la cosa più importante è la calma e la precisione. Il pentathlon moderno è cambiato tantissimo negli ultimi anni e abbiamo chiesto al presidente della federazione di raccontarci questi cambiamenti. Il cambiamento in realtà è stato un pochettino indotto dal CIO, dal Comitato Internazionale Olimpico, perché comunque il pentathlon con l'equitazione aveva una durata di gara troppo lunga nell'ambito del programma olimpico, quindi per cercare di ridurre il programma olimpico si è pensato a un'alternativa. Inoltre l'equitazione era un po' una disciplina che si prestava a, diciamo così, a una competizione in cui la componente fortuna era determinante rispetto alla componente abilità dell'atleta e caratteristiche dell'atleta, in quanto i cavalli erano sorteggiati, quindi c'era una parte che in realtà riguardava più la sorte rispetto alla preparazione e alla competenza degli atleti. L'altro problema era numerico nel mondo, la possibilità di alcune nazioni di fare equitazione e di non farla, per esempio parliamo dei paesi africani che hanno difficoltà a reperire cavalli, scuole di equitazione eccetera eccetera, quindi erano rimasti indietro sulla pratica del pentathlon sulle 5 discipline non avendo la possibilità di praticare anche l'equitazione. Ci presentiamo a Parigi con 2 ragazze tra le più forti del mondo, quindi l'obiettivo rimane una medaglia a Parigi. Con i maschi siamo leggermente più indietro. Giorgio è un ottimo atleta perché ha vinto il titolo europeo e a livello mondiale può anche lui dire la sua, ecco, insomma, a livello internazionale. Quindi sono contento dei risultati fino adesso. Secondo me dobbiamo lavorare sullo sviluppo del settore giovanile, quello sì. Questo è uno sport voluto da De Coubertin che diceva: l'importante è partecipare, ma sarà vero?